secchi ed è stato un continuo. Fino al 2000, alla fine del 2017 abbiamo lavorato sotto traccia, nel senso che facevamo un sacco di cose, Gaia lo sa bene, ma dicevamo chi deve sapere che ci siamo lo sa. E quindi siamo andati via sotto traccia, non ci conosceva nessuno di quelli che sono qua prima del 2017, forse solo Michele Marciano. E poi nel 2017 ci è capitata una tragedia a cui abbiamo scelto di reagire chiamando alla raccolta la città. La conseguenza, no, il segno tangibile della nostra storia, di quella tragedia, è una casa che è qua sopra, esattamente qua sopra, dove adesso c'è una famiglia e ne sono passate altre tre negli ultimi anni, da quando c'è questa casa, e un'altra entrerà brevissimo. Da quella tragedia abbiamo scelto di provare a uscire chiamando a raccolta persone che allora non conoscevamo, che oggi sono amici. In sala c'è anche Daniele, che faceva parte di quel gruppo, persone che, non conoscendoci, hanno comunque scelto di giocarsi questa partita con noi e di provare ad acquistare una casa che segnasse quella tappa. Era a casa dei bambini. Questa fase della nostra vita ce la racconta Anna Veronelli, che abbiamo conosciuto allora e che oggi è in consiglio d'amministrazione.